Allora, ciao a tutti da Max. Oggi volevo farvi una breve considerazione riguardo allo sviluppo dell'atletica leggera in Italia. Se voi guardate sulla Rai gli happening, i Golden Gala, le attività sportive, i campionati europei, vedete che sugli spalti ci sono sempre meno persone e i dati d'ascolto sono inesorabilmente bassi. Allora mi chiedo, che cosa si può fare? Io volevo concentrarmi su una cosa in particolare, la mancanza di impianti sportivi. Nell'arco dei 15-20 km dove abito io ci sono ben 4 piste di atletica. Una conciata veramente male, le altre tre diciamo tenute abbastanza bene. Ma qual è il problema di fondo? Che sono piste di atletica chiuse. Chiuse! E tutte le volte che ci passo di fianco per un motivo o per l'altro le trovo inutilizzabili e inutilizzate. Perché? Perché sono tutte recintate e soprattutto quando tu ti avvicini e tenti di comunicare con qualcuno per poter entrare in pista non trovi nessuno, ma io ti dico neanche un cartello che indica: guardate, se volete utilizzare la pista chiamate il signor tal dei tali o la determinata società. Ti disincentivano alla pratica dell'atletica leggera. La cosa migliore sarebbe secondo me utilizzare una specie di tornello elettronico. Io mi avvicino col codice fiscale o con la tessera della FIDAL se sono giovane, che ne so, comunque con un documento, lo apro, entro e sto mezz'ora, un'ora, quanto tempo voglio. Non si tratta di uno, ma si tratta di 4 impianti sportivi. Tu ti avvicini, non trovi nessuno, siti internet fatti malissimo che non ti fanno venire voglia di andare avanti, di richiedere il permesso e di utilizzare la pista di atletica. Facendo così, che cosa succede? Troviamo tantissime persone che magari escono la domenica, la mattina, per strada, fanno attività sportiva, ma non la trasferiscono né in televisione, che forse è meno importante, ma neanche in attività sportive un attimino più complesse. Se io poi ho la pista, posso organizzare, che ne so, delle ripetute, perché la pista, ovviamente, essendo misurata nei 400 metri, mi permette di organizzare meglio le ripetute e quindi migliorare anche nello sforzo dell'attività dell'atletica. Troppo difficile questo? Sembrerebbe di sì. L'atletica leggera deve essere incentivata, deve essere portata al grande pubblico dal basso, dai giovani, dalle scuole, ma anche dal pubblico normale, dal pubblico che magari vede la pista, si interessa, corre, si appassiona e si organizza mediante un'attività sportiva. Questo purtroppo non è più possibile, almeno dalle mie parti, ma penso che dalle altre parti sia la stessa cosa. Grazie mille, alla prossima e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao da Max, ciao!